Sei su Radio Free Station, la grande web radio degli italiani nel mondo. www.radiofreestation.com, la prima web radio dedicata agli italiani nel mondo. Buone feste! Felice anno nuovo! Da Nico Caputo, Stefano Monteforte e Wendy. Bye bye! Bye bye! Bye bye! Ciao a tutti, salutiamo tutti coloro che ci ascoltano e iniziamo una nuova puntata con un nuovo viaggio interplanetario e spaziale, cosmo, insomma andiamo da tutte le parti. E bene bene, salutiamo i nostri affezionatissimi che sono nella nostra community, e Leoncina e Carlitos, ciao, ben ritrovati. E Stefano, ci sei? Stefano, non sento la tua voce. Ci sei, Stefano? Pronto? Come hai interrogato? Pronto? Io mi hai detto, Stefano e Nico, non sento la tua voce. Niente, è passato subito ai nostri stretti. Sarà questa immagine un po' di festa, il volo di festa, perché il clima di festa che già era iniziato a novembre per molti commercianti, per noi siamo adesso, noi esseri umani normali, o quasi. Ma ti sento, Stefano, ti sento come se stessi, ti sento con l'ego, ma dove stai? Dove ti trovi? Ma come non lo sai, Nico, tu dovresti avere le mie coordinate, dovresti seguirmi, dovresti essere più attento, come dire, alle mie, come dire, condizioni, diciamo, di movimento. Io sono rimasto su Saturno da giovedì scorso e non sai quanto mi sono divertito. Intanto era sempre sabato qui. Gli anelli che giravano attorno praticamente mandavano energia positiva ogni momento, la mandano tuttora, però è un'energia sempre diversa. E poi ci sta un sacco di bella gente, ci sta da
bere, c'è stato da mangiare, c'è stato da dormire. Si fanno anche tante altre cose belle, tipo carezze, baci, abbracci, altre cose che in realtà non posso dire, per questione di pudicizia. Capito. E stavo aspettando questo giovedì che tu mi venissi a prendere, tu piuttosto dove sei? Allora, io sono qua ancora sulla Terra e stiamo per partire e verremo subito in pochi istanti. Anche noi su Saturno siamo al momento qui, siamo io, Leoncina e Carlitos e partiamo subito e ti raggiungeremo lì su Saturno e festeggeremo anche noi finalmente. Ecco, non c'è bisogno di importare niente, non vi preoccupate perché abbiamo tutto qua, ecco, non ci manca proprio niente, perciò nemmeno gli abiti, nemmeno niente, non dovete portare niente, cioè così come siete, fatevi delle trasportate da Nico e insomma e ci vediamo su Saturno. Intanto mandiamo anche la prima canzone perché insomma la rete testa ci vuole un po' di canzone vivace che come dire divide al movimento, Nico cosa ci proponi? Allora, io vi propongo una bella canzone festosa, insomma, per accogliere Stefano, portiamo la banda, la mia banda che suona il rock, Ivano Fossati, e quindi ti raggiungiamo subito, allacciate le cinture, cari amici, tutti voi, e montate su nella mia navicella che andiamo subito da Stefano su Saturno, via con Ivano Fossati, la mia banda suona il rock.
È 3 minuti e 47 secondi e siamo arrivati anche noi sul pianeta Saturno e finalmente possiamo accogliere Stefano. Stefano, sei ancora lì? Sei giù? Sono io che vi devo accogliere, Nico. Benvenuto Nico, benvenuto Carlito, benvenuta anche alla nostra Leoncina che ultimamente non ci è stata arrivata, non ci è stata sentire, è sempre in giro per il lavoro. Comunque mi sento un campo di amici e di amiche di Saturnini, Saturniani, ci sono Saturnini e Saturniani, Nico. I Saturnini sono quelli piccoli, diciamo, che vanno da un'età da 1 a 100 anni, invece quelli grandi da 100 anni in su sono Saturniani. Ah, Stefano, scusami un attimo, ma fai una cosa, ti faccio col tiro, diciamo col teletrasporto, ti faccio venire nella navicella, dai, così ti sentiamo meglio, ok? 1, 2, 3, vai. Ecco, dicevo, ci sono i Saturnini e i Saturniani. I Saturnini vanno da 1 a 100 anni, hanno come età da 1 a 100 anni, mentre i Saturniani, che sono più anziani, anziani, anche rima anani, per questo hanno più anni, sono i Saturniani e quelli vanno dai 100 anni fino all'infinito, perché su Saturno si campa veramente a lungo e all'infinito. Eh sì, un giorno quanto dura, abbiamo detto? Il giorno dura 29, un giorno, un anno vuoi dire, un anno dura 29 anni terrestri. Ah, figurati, quindi insomma uno che ha 3 anni là, c'ha praticamente 90 anni, sotto esatto. 90 anni. Bravo, hai fatto bene i conti, perciò sarebbe nostri 3 anni e mezzo a essere generosi i 100 anni, per questo comunque sono detto comunque Saturnini, loro hanno questa, diciamo, questa distinzione di massima. Dunque, altre caratteristiche di Saturno, c'è freddo, è certo che c'è freddo, per forza, siamo un po' parecchio distanti dal Sole, allora qui c'è freddo. Vabbè, però il giorno è più breve, perché il giorno dura 10 ore, insomma. Esatto, e poi ora che è il periodo di Santa Lucia e di solstizio, perché anche qua c'è il solstizio. Sì, le giornate sono anche più corte, perché aumenta il freddo e diminuisce pure la luce. Però naturalmente i Saturniani hanno già pensato da tempo dei sistemi di approvvigionamento energetico che si basa sulla luce solare, cioè quel poco di luce solare che arriva serve a soddisfare tutti i fabbisogni del pianeta per una decina d'anni, e però è un'energia rinnovabile perché appena scatta, diciamo, un anno, dove sono appunto 29 anni terrestri, entra in movimento altre turbine e altri apparecchi che appunto trasformano l'energia solare in energia elettrica, e dunque anche le trivelle, le macchine, i trattori, le metropolitane, qualunque mezzo di trasporto saturniano è praticamente alimentato ad energia elettrica rinnovabile. Cioè diciamo che hanno messo a punto un amplificatore praticamente che amplifica questo raggio solare che arriva su Marte, cioè su Saturno, e quindi lo amplifica. Sì, l'amplificatore è subito dopo, diciamo, intanto è il fatto di averlo, essere riuscito ad attrarlo, perciò a mettere questa forma, diciamo, di parabole che accolgono il raggio solare, e poi viene appunto trasformato, come dicevo, amplificato, insomma viene accumulato, perché ogni secondo si attivano praticamente 900 kJ di potenza calorica,
e da questo viene praticamente poi tutto trasformato in energia elettrica. Ma da mangiare già hai fatto colazione tu, Stefano? No? Scusami se ti interrompo. Veramente no, perché stavo aspettando voi per fare la festa e perciò ti venuto che mangio prima e poi durante la festa che faccio? No, perché ci sta Leoncina che ha portato le sfogliatelle da Salerno, quindi sarà posto. Ma che carina quella ragazza, veramente una ragazza di cuore. Beh, ma qui c'è la passata siciliana, ci sono i babà, ci sono i cannoli siciliani. E quindi allora possiamo iniziare. Una bella bottiglia di champagne che aprirà sicuramente Carlitos e partiamo con un bel lento, vai. Un lento, insomma, per iniziare la serata saturniana, insomma. Ok? Sì, apriamoci alle donne, Nico. Alle donne. Cioè, mettiamo qualcosa che sia inerente. Mettiamo qualcosa di molto dolce, un zucchero. Zucchero Fornaciari, donne. Minuti primi, ritorniamo in diretta da Saturno nella nostra navicella spaziale e abbiamo ascoltato Zucchero Fornaciari con Donne. Bene, allora cosa facciamo qua? Balliamo ancora, no? Stefano? La musica è sottofondo, ora purtroppo non possiamo farla ascoltare sulla terra, comunque c'è anche musica. Vabbè, ma si ascolta perché siamo in diretta su Radio Free Station, quindi mandiamo il segnale in tutto l'universo, quindi ci ascoltano da tutti i pianeti, tranquillo. Solo che adesso abbiamo
difficoltà, non possiamo poi ascoltare la musica che sentiamo qui su Saturno, ma è solo una questione di tempi, insomma, vedrete che ci adegueremo, ma poi insomma abbiamo anche una scaletta del resto, per cui anche la scaletta dobbiamo rispettarla. Dunque sì, si balla, si canta, c'è il karaoke saturniano, c'è praticamente tu mangi una sfogliatella e canti una canzone, è un nuovo gioco che è praticamente fatto apposta per Leoncina e che ama le sfogliatelle di Salerno. Come puoi vedere qua, Nico, sulla destra, alla tua destra, no, ci sta un vassoio lungo 300 metri, tutto pieno di sfogliatelle. Ecco, siamo a posto. Ricotta, ricotta e cioccolato, cioccolato, crema di pistacchio, crema di nocciola, crema di mandorle, crema di noce. E insomma, ci stanno tutti i tipi, dai, di chi più ne ha più ne metta, insomma, quindi stai a posto. Dai la mano a Leoncina, dagli una mano, scendiamo. Noi si portala qui nella sala. Ci mettiamo la tuta qua, che dici? Ma sì, ma tanto qua, guarda, veramente non, la forma proprio non esiste. Non c'è bisogno. Se vuoi puoi stare anche nudo, nessuno ti dice niente. Ah, vabbè, allora tutti nudi, vai, forza. Allora intanto c'è... Ci andiamo ad ascoltare intanto Ligabue con una bella canzone. Scegli tu, Stefano, quale? Eri bellissima. Vai, metti il gettone nella jukebox. Ecco, clac. Eri bellissima, lasciatelo dire. E anche stavolta so che non mi crederai. Eri davanti a me, davanti agli occhi del bambino. Gli occhi del bambino, quelli non li danno proprio indietro mai. Credimi mai, mai, ti dico mai. Eri sanissima, ostrica e lampone, sulle mie dita c'eri sempre solo te. Ti davi un attimo, poi ti nascondevi bene. Io l'ho capito che sei sempre stata grande più di me. Ma adesso dimmi com'è andata, com'è stato il viaggio di una vita lì con te. Io spero solo tutto bene, tutto come Rosetta, amate voi da piccole. Stai bene lì con te, stai bene lì con te, stai bene lì con te. Nasconderti le mie, sapevi ridere, sapevi il tuo sapore, te la godevi ad occupare tutte le mie fantasie. Ma adesso dimmi com'è andata, com'è stato il viaggio di una vita lì con te. Io spero solo tutto bene, tutto come Rosetta, amate voi da piccole. Stai bene lì con te, stai bene lì con te, stai bene lì. Eri bellissima, lasciatelo dire. Eri di tutti ma non lo sapevano. E tu lo sapevi che facevi con le soggezione. Siamo stati insieme e comunque non mi hai conosciuto mai. Ma adesso dimmi com'è andata, com'è stato il viaggio di una vita.
Eccoci qua, ritorniamo nella nostra navicella. Siamo scesi adesso, siamo andati su questa sala dove si balla, sala Saturnina, si chiama Stefano, nome suo preciso. Bravo, hai visto già, l'insegna il cuore? Hai visto, sì. Ma sei bravo, un ottimo occhio, cioè sei un giornalista osservatore, uno di quei giornalisti moderni, giornalisti radiofonici che insomma ha frequentato locali e perciò conosce bene. Sì, sala Saturnina perché è una delle tante sale che esiste su Saturno naturalmente. Qui siamo nella parte nord-est del pianeta e oggi è stata organizzata questa festa proprio in onore, diciamo, della trasmissione del contatto con la Terra per via di Radio Free Station, che insomma ce l'hanno chiesto e allora abbiamo, come dire, questa possibilità di contatto che stabilisce, come dire, ponti tra pianeti diversi ma della stessa galassia, perché abbiamo sempre delle cose in comune, possiamo scambiare di tutto, possiamo scambiare, abbiamo cibi, bevande, insomma c'è un florido mercato, insomma, le maschere extraterrestre, insomma. Sì, possiamo scambiare le maschere. Sì, possiamo scambiare pure le fidanzate, possiamo scambiare, come dire, le nostre monete che sono liquide, per cui la moneta qua è la saliva. Sì. Si dà col bacio praticamente, sì, è giusto, si scambia. No, poi anche poi darlo anche senza proprio il bacio diretto, cioè basta che tu, come dire, allora quando vai al supermercato invece devi pagare, c'è la cassina, ovviamente la moneta è liquida, insomma, sta nella saliva, praticamente gli devi dare un bacio alla cassiera, giustamente. Oh, ma se dai con le labbra direttamente, tu metti con la lingua il dito e poi gliela appoggi sulla guancia, sulla vabbè. Ecco. Naturalmente poi tu, se vuoi comprare per esempio offrire un pasticciotto al cioccolato a Leoncina, umetti il medio lo dai alla cassiera e praticamente la cassiera, oltre che darti i sacchetti di plastica che ti distribuisce anche gratuitamente a Carlitos, ti dà il pasticciotto al cioccolato, però il cioccolato preferito da Leoncina in questo momento, perché Leoncina sappiamo che cambia anche, come dire, gusti, certe volte vuole quello al latte, certe volte vuole quello fondente, insomma si sa che le donne sono sempre incontentabili e non bisogna prepararsi a tutto, c'è anche il cioccolato fondente, c'è anche il cioccolato bianco, c'è anche il cioccolato rosso, c'è il cioccolato verde, è di tutti i colori, insomma, lo possiamo fare. Beh, intanto noi ci andiamo subito a fare un'altra danza, un altro ballo in questa sala. Metti un altro gettone, caro Stefano. Io propongo Gianni Morandi e lo dedichiamo tutto a Leoncina. E scegli la canzone. Allora è E12. La E12 mi dà. Giovane amante mia. Ok, vai. Senza orgoglio né dignità.
fosse proprio amore, sai, e se puoi non giudicarlo mai. Tu giovane amante mi provochi scintille dentro me e mi illumini e mi dai piccole lezioni che non voglio perdermi. Vado a prenderla e lei è vestita solo rose candide, com'è splendida vederla salutare tutti e andarsene, com'è splendida. Siamo acqua, siamo fuoco, siamo noi indivisibili, io più lei. Fosse amore, forse proprio amore, sai, e se puoi non giudicarlo mai. Tu giovane amante mi provochi scintille dentro me e mi illumini e mi dai nuova luce, nuova identità. Tu giovane amante mi sei rivoluzione dentro me. Io di te, perso in un sorriso che non voglio spegnere. Amante mia, la canzone di Gianni Morandi, e noi siamo ancora qui, ci stiamo divertendo, ci stiamo insomma svagando su Saturno, questa insomma questo pianeta che sembra insomma un po' oscuro, però in effetti c'è tanta vita, c'è tanto divertimento e si balla, si è sempre in danza, si è sempre a fare buffet. Si mangia di tutto, c'è tutto, non ci manca niente, insomma. Se Stefano che no. Si sente, insomma, sento dei rumori, insomma, non so che sta facendo. Ti sto portando per farti vedere, facciamo una passeggiata così a piedi. Sì. Dove c'è l'orto botanico, dove ci stanno la bellezza di 60.000 piante, tutte diverse tra di loro. Praticamente abbiamo qua un ecosistema veramente, come dire, perfetto, quasi perfetto, perché non manca nessuna pianta. E poi c'è tutti i sempreverdi, ci stanno delle piante a forma di uccello, ci sono piante che sono arbusti, ci sono piante che sono
come dire, longiline, ci sono piante che danno frutti, altre che danno soltanto fiori, insomma ci sono piante commestibili, insomma c'è praticamente un imbarazzo delle sette, come vedete, se tu fai una ispirazione qua, amico, ti vengono fuori almeno 5 canzoni. Eh sì. Tutte a base di verdura, tutte canzoni verdi, ecologiche, insomma, canzoni ecologiche, e poi praticamente per finire che ci si sente male bisogna chiamare il dottore, che dici? Anche questo è un problema che è meglio non esagerare, è meglio non esagerare con tutto, quindi insomma cercare di essere moderati. Ma mai raccomando. Esagerare, mai, se no, insomma, se tu esageri poi perdi, come dire, quello che è il ritmo del momento, e perciò provare a assaggiare un po' di tutto, insomma, basta assaggiarne un poco, però non andare oltre, che poi ti fai abbuffare. Anche perché poi non ti ci entra tutto, perché praticamente, insomma, quello che diciamo è il bastevole ed eccitante, e appunto basta, ti sei eccitato e bene così. Poi dopo l'eccitazione ci deve essere un calo. Infatti. Non abbiamo imparato niente dalla vita, insomma. La vita non è che è tanto diversa che dalla terra, è molto, come dire, più libera, e come dire, non si pagano tasse, per esempio, non c'è bisogno del denaro. Almeno su Saturno, vogliamo pagare le tasse pure su Saturno, cavolo. Stai tranquillo, non si paga né IRI né IMU. Non c'è niente qua, niente, siamo free, siamo liberi veramente, free. Non paghi il bollo auto, non paghi l'assicurazione auto, non paghi, diciamo... Non paghiamo niente, praticamente, siamo liberi. Quindi paghiamo solo, insomma, le cose che vogliamo ottenere da qualcuno che ce l'ha, e magari noi non le abbiamo, ma ne abbiamo bisogno. Quindi facciamo lo scambio, magari gli diamo qualche altra cosa che produciamo noi. Esatto, oppure insomma usiamo le monete liquide, i baci praticamente. Quindi, vabbè. La moneta liquida, i baci, ecco, è bellissimo. La filosofia di fondo è proprio questa. Cioè, quella che noi, di cui non abbiamo paura, la nostra società liquida, senza liquidi, lì sulla terra, e invece qui è stato diventata un'opportunità. Esatto, una società d'amore praticamente, quindi si scambiano, per esempio, che un euro, un bacio. 10 euro, 10 baci, quindi insomma. Poi ci sta magari il bacio un po' più lungo che da 20 euro, insomma. Comunque intanto ci andiamo ad ascoltare una canzone di Claudio Amori, e metti il gettone, caro Stefano, e scegli. Sì, allora. Vai. È 18. Buonasera dottore. Ok, buon ascolto. Buonasera, dottore. Amore mio. Sì, mi dica. Non resistevo più, pensavo a te. Bene, direi che è importante. Quando verrai? Adesso non so, dipende. Non parlare se lì c'è lei. Lascia parlare me di sì o no. Certo. Ma vieni appena puoi, anche tardi se tu vuoi. Thank you.
può giurare, dottore? No, non credo. Ma lei adesso dov'è? Vicino a te? Sì, sì, senz'altro. Ho sciolto tutti i capelli giù e ho il profumo che mi hai dato tu. Ah sì? Vieni almeno per un po'. Non ho sonno, non mi sveglierà. Va bene, dottore. Se è proprio necessario, vengo. Adesso chiudo, non vorrei far insospettire lei. Amore, io sono qui e potrei anche morire. No, non stia tranquillo. Adesso farò un salto per lei. Buonasera, dottore. Amore, vieni qui. Ed era buonasera, dottore. Buonasera, dottore Claudio Amori. Bene, bene. Allora, stavamo parlando appunto di... Di cosa stavamo parlando, se? Stavamo parlando della, dei baci che praticamente vengono... Come moneta, insomma. Vengono ad essere come una sorta di moneta, non è che hanno un prezzo, leoncina, cioè i baci certo che non hanno un prezzo, ma proprio per questo è solo, perché basta solo un bacio per ricevere una pizza, un panzerotto, una pizza croccante, e poi lo so che ho... Lo so che la piccetta non ti piace, l'avevi detto lì nel posto, io dove ti ho seguito, non ti preoccupare. Però che vuoi, invece no, qua bisogna capire che insomma ci può essere un mondo diverso, allora bisogna costruire la bellezza dentro di sé, questo qua è il segreto di tutti, diciamo, certo. I grandi saggi qua saturniani che si sono riuniti ogni tanto, e allora ogni anno, ogni 29 anni terrestri, però ogni anno loro come dire, danno una sentenza, non per giudicare, ma per dare un'indicazione di come fare andare l'anno, l'anno nuovo. E allora per quest'anno praticamente il motto è quello di creare la bellezza dentro di sé, crearsi una vita bella dentro di sé. Certo. No, perciò truccarsi, mettersi le maschere, mettersi dei vestiti, tutte queste cose da consumo che sono tutte cose estetiche che riguardano l'esterno. Ma invece cioè, l'invito è quello a un orientamento all'interno, creare la bellezza di sé all'interno, crearsi una vita bella all'interno, in modo tale che poi se siamo abbastanza trasparenti la possiamo anche proiettare fuori, cioè bisogna iniziare dal proprio pozzo, ecco. Bene, allora noi intanto salutiamo Terry che ha messo un like sul nostro post su Facebook e andiamo con la prossima canzone, che qua il tempo passa velocemente perché siamo su Saturno, quindi un giorno dura 10 ore, quindi pensate alla nostra trasmissione che dura un'ora e quando dura? Praticamente dura mezz'ora, quindi... E andiamo con una canzone di Eugenio Finardi, che dici? Sì, è una canzone meravigliosa che amo tantissimo, anche perché siamo sulla radio degli italiani nel mondo, sempre su Radio Free Station. Radio Free Station, metti il gettone. Ma no, che rumore fa sto gettone? Ammazza. Dobbiamo mettere un po' di olio, dobbiamo mettere. Mi sa che ci vuole una pala meccanica per sollevare un...
è meglio i baci su Saturno, che sono più leggeri, sono a portata di bocca. Vabbè, che tasto hai premuto? Basta che tu premi, non devi manco premere, devi solo pensare quella canzone, quella si attiva direttamente. Ecco. Allora, cosa hai pensato? Io ho pensato a Eugenio Finardi, e tu che canzone hai pensato? La radio. Buon ascolto allora. E solo devo restare per finire un lavoro, perché il raffreddore c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, seduti a guardare. Forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Ed eccoci qua, abbiamo liberato la mente. Intanto salutiamo anche Lucy che ci ha messo un like, un cuoricino veramente ci ha messo sulla nostra pagina qua. Va bene. Allora, il tempo qua stringe, siamo alle 17:47 minuti primi, ancora 10 minuti insieme, andiamo subito con il prossimo brano. Metti un altro gettone, Stefano, dai. È uscito Renato Zero. La canzone che hai scelto qual è? Amico, dai, buon ascolto. Questa notte avrà pietà dei nostri giochi confusi nell'ipocrisia. Il tempo ruba i contorni a una fotografia e il vento spazza via questa nostra irreversibile zero follia. Chissà se il seme di un sentimento rivedrà la luce del giorno che un'altra vita ci darà. Resta amico accanto a me, resta e parlami di lei se ancora c'è. L'amore muore disciolto in lacrime, ma noi teniamoci forte e lasciamo il mondo ai miei suoi. Io e te, lo stesso pensiero. Io e te, il tuo, il mio respiro. Oh,
amico cerca me. E ti ricorderai del morbillo e le cazzate tra di noi. La prima esperienza fallimentare, chi era lei? Amico era ieri, le vede, le hai spiegate ormai. E tu ragazza pure tu, che arrossivi se la mano andava giù. Ritorna a pensare che sarai madre, ma di chi? Di lui che è innocente, che non si dica figlio di. Io e te lo stesso pensiero, io e te il tuo, il mio respiro. Che fai se stai lì da solo? In due più azzurro è il tuo volo. Amico è bello, amico è tutto, è l'eternità, è quello che non passa mentre tutto va. Chi di noi resisterà, resisterà? Amico è colui che resisterà, come il più fico amico. Bene, noi siamo qua su Saturno, ci stiamo divertendo, però tra poco dobbiamo dare la linea allo sport di Radio Free Station, perché la nostra ora di trasmissione è quasi passata. Quindi, caro Stefano, andiamo subito con la prossima, che dici? Va bene, Nico, se andiamo di fretta con i tempi terrestri, andiamo subito sulla prossima canzone e buonanotte ai suonatori. Via. Allora mettiamo un altro gettone, dai, metti il gettone. Metto il gettone, ah. È una catastrofe, ogni volta questo gettone è una catastrofe, una catastrofe psicocosmica. Allora, lei ha messo Giorgia, la canzone? E poi... Come morire, cadere giù, non arrivare mai. E poi sarà, e poi sarà come bruciare nell'inferno che imprigiona. Se ti chiamo amore tu non ridere, se ti chiamo amore. E poi, sarà come morire la notte che non passa mai. E poi sarà come impazzire in un vuoto che abbandona.
e poi sarà come sparire nel vuoto che sarà come morire la notte che non passa mai. E siamo giunti al termine anche di questa trasmissione. Riparte la sigla. E noi intanto vi salutiamo, vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, che abbiamo un'intervista con Enrico Cassia e Nico Caputo Show, e poi ci sarà la settimana prossima, martedì prossimo, un'altra puntata I Giochi di Chrome dalle ore 17 alle ore 18. Ciao da Nico, ciao a tutti coloro che ci hanno seguito su tutte le nostre piattaforme. E diamo spazio, diamo la console allo sport di Radio Free Station, quindi mi raccomando, restate sintonizzati. Ciao Leoncina, ciao Carlitos, che avete partecipato, grazie di aver partecipato nella nostra community. Ciao da Nico, un caro saluto e tanta felicità anche da parte mia. Sono Stefano e qui su Saturno si sta veramente bene, basta pensare un desiderio, qualcosa, e subito si realizza, però bisogna anche saper ritornare, e comunque andiamo su e giù, avanti e indietro, e questo, come dire, itinerare è la nostra avventura. Insomma, ci ritroviamo più avanti sempre su Radio PlayStation. Bye bye. Bye bye, ciao Stefano, ciao a tutti. Ciao Nico. Bye bye. Questo è l'ombelico del mondo, senti che sale questa energia, questo è l'ombelico del mondo.